Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Suikoden 5. Abbiamo fatto una piccola esplorazione della città la volta scorsa, una piccola battaglia, mentre oggi invece iniziamo a rendere il tutto più interessante. Finalmente tutto il grosso prologo sta finalmente finendo e adesso si inizierà ad avere un po' più di azione all'interno del gioco. Quindi torniamo al palazzo per ottenere il nostro incarico di supervisore dei giochi sacri e quindi finalmente lasciare Solfalena, almeno per ora. Oh, sire, her majesty the queen is... I know, but until I leave, don't let anybody disturb us, no matter who it is. Oh, yes, certainly, your majesty. Arshtat, I'm here. Perid. Povero tesoro, lo sapevo di trovarti così. Così come? Sono così brutta? No, certo che no. Sei più bella che mai. Vorrei solo poter fermare il tempo e fissare il tuo viso. Ma un marito non vorrebbe vedere soltanto preoccupazione nel viso di sua moglie. Ashtat è bellissima, tra l'altro. Sì, per entrambi i bambini. E anche per Sayalitz. Sono una pessima sorella e una madre ancora peggiore. Visitare Lord Lake deve essere stata una pena. Mi ha sopraffatto. Esatto, è la runa. Seduce l'anima di chi la possiede. Vabbè. Un giorno capiranno. Ho proibito a mia sorella di sposarsi. Potremmo sempre fuggire di notte. Quindi c'è Lord Godwin, che è ovviamente il vero nemico, che ha tentato prima di mettersi con Sayalitz e successivamente adesso vuole la nipote. Prince, I promise to protect you now and always, no matter what. I'm sure you're going to be taking on even more important duties in the future. I don't want you to have to do anything dangerous, but there will probably be times when you can't avoid it. So that's why I'll always be by your side. No matter what happens, I'll protect you. And maybe that will help repay Farid's kindness, too, for taking me in as an orphan and raising me. Thank you. Inutile, diciamo, no, marcare. Ecco qua. Ora, mia sorella, vorrei che vi recaste a Stormfist a seguire i preparativi dei giochi sacri. Cavaliere della regina George Prime, cavaliere cadetto della regina Leon, vi ordino di scortarli. Fra una settimana, il giorno prima delle cerimonie di apertura, Limsley e io arriveremo a Stormfist. Fino ad allora sarete i miei rappresentanti.
Ok. Quindi abbiamo di nuovo Leon, George e Sialitz in squadra. Ci siamo. Qui possiamo parlare un pochettino, ma ovviamente non c'è nulla da dire. Qua dobbiamo semplicemente pigliare e andare. Eccola lì. Parti di nuovo, vero? Com'è che ogni volta partite tutti insieme mentre io finisco sempre con rimanere qui? Non è giusto. Partono per affari. Affari molto importanti. È un dovere ufficiale. La cosa più importante è che tu trascorra del tempo fra la gente per imparare a conoscerla. Ecco, questo è un suggerimento del fatto che come sempre in qualsiasi gioco di ruolo, ma in Suikoden, soprattutto nel 5, a differenza di tanti altri, qui è importante girare la città, parlare con gli NPC anche per scoprire delle cose nascoste. Bene, buon viaggio allora. Mi riferivo a te, me stessa? Cosa c'è? Perché fai quella faccia? Per me è come se fossi mia figlia. Esatto. Badate i più giovani. Ricevuto. Babysitter pronto al lavoro. Bene. Allora, buona fortuna. Ti raggiungerò fra una settimana. Ok. Finalmente ci siamo. Stiamo per iniziare a rendere il tutto più spicy, più interessante dal punto di vista di gameplay, ovviamente. Allora, dovremmo, se non ricordo male, andare verso il molo per partire, perché dobbiamo partire con la barca. Allora, dal fabbro ci siamo stati. Potrei... è che forse non ho soldi adesso, vero? Già. Non abbiamo i soldini, perché a quest'ora sarei andato dal fabbro e avrei sicuramente fatto... avrei sicuramente fatto qualcosa. Allora, il molo sì, no, dobbiamo andare in fondo, vero? Il molo era tutto in basso. Sì, me lo sono scordato. Beh, più che altro mi è venuto istintivo andare dal fabbro perché volevo aumentare le armi di Sialitz. Perché Sialitz per un periodo di tempo starà fissa praticamente nel party. Quindi avere anche lei comunque a un buon livello potrebbe essere una cosa ideale. Per, diciamo, per facilitarmi un pochettino nei combattimenti, però non è necessario. Lei comunque possiede le rune, per cui fortunatamente la possiamo gestire anche così. Allora, siamo finalmente al molo. E possiamo partire. Stormfist. Arriviamo. Allora, qui non mi ricordo se c'erano dei forzieri. Io ovviamente controllo sempre, perché mi sembra cosa buona e giusta. Tra l'altro fa questo effetto di luce bianca che... no, ok, qua non c'era nulla. Purtroppo qui, a differenza di altri, anche degli altri capitoli di Suikoden, dove ricordo anche dove si trovano i forzieri, qui non me li ricordo. Soprattutto nella parte iniziale del gioco, che è quella che ricordo decisamente meno. Per cui sarò un po' costretto a girovagare per cercare magari qualche cosina.
Ecco, vedete, tipo qua per esempio perdiamo tempo inutile. Però lo faccio perché mi sembra giusto in teoria. Ovviamente poi le varie esplorazioni e i vari level up, farming eccetera, li farò per conto mio, è ovvio. Non li metterò in registrazione, ci mancherebbe altro. Per il momento va bene, posso perdere un pochettino di tempo giusto per così, ma ovviamente in futuro non sarà così. È normale. Ok, eccoci qua. Kyle? Cosa? Non dirmi che partirai anche tu. Ah, mi piacerebbe. Ma sono venuto solo per assistere alla vostra partenza. In questa sarebbe meglio che venissi anch'io, ma... non possiamo portare il sostenitore. Io non sia un sostenitore. Comunque, pensa che andrà tutto bene. Cosa intende dire? Ehi, non scherzare. Lord Godwin non sarà il suddito più leale della regina, ma è pur sempre un suo suddito. Sì, per ora. Intendevo dire, e se finisse col gettarvi tutti in qualche sotterraneo e vi tenesse in ostaggio? Non lo farà. Magari fosse così prevedibile. Sa bene cosa significhi far arrabbiare Ashtat. State attenti. Bene. Fa attenzione anche tu, Leon. Bene. Ok, Kyle, dovute precauzioni e via. E possiamo andare. D'altronde siete sempre in territorio nemico, come ha detto Kyle. Ecco, vedete la nostra destinazione? This is such a nice wind, isn't it? Yes. If it keeps up like this, we should reach Stormfist by tomorrow afternoon. Nice, we can go almost anywhere by ship, even though this is an inland nation. Yeah, thank goodness for the Fatus River. But the convenience of the river has its disadvantages, too. I mean, we've been doing nothing but traveling lately. If we didn't have the Fatus, I bet we wouldn't have to take trips all over the place. Huh, don't know about that. The Queen doesn't exactly strike me as the merciful type. No, you're wrong about the Queen. Her Majesty is really very kind. Right, Prince? Qui... Non rispondo. Prince? Yeah, I don't blame you. The way Arstadt is right now, it's not an easy question to answer. It may be a bit strange for me to say it, but Arstadt was a very gentle and good queen. Yeah, I can tell. Everybody in town loves her. And Farad obviously loved her enough to marry her. But if you ask me, though, she seems kind of unstable at the moment. I'm not surprised. From your point of view, you've only known Arstadt since she acquired the Sun Moon. So, she was different before? Yes. After getting the Sun Moon, Her Majesty changed. And I think it's getting gradually worse. Esatto. I'm really worried. La sta consumando. What's wrong, George? Lady Sialites, watch out! Both of you, get away from the side of the ship! Something's coming! Esatto. What the hell is that? No. No! I hate lizards! Huh.
Eccoci qua. L'ha indispettito. Quindi non può fare gli attacchi. Notate nel frattempo che le armi comunque già a livello 3 hanno una buona differenza. Vedete anche l'animazione del boss che è un po' più stanco perché sta perdendo HP. Beh, qui l'hanno messo come boss, ma non è assolutamente un boss. E nel frattempo abbiamo fatto soldini che ci serviranno per dopo. That was really disgusting. What's going on? Don't come over yet. Stay out of sight. And tell the crew not to leave their posts. Yes, ma'am. Leon, what do you mean? Oh. Damn. Oh, I can't take this anymore. Look. Già. Sorpresa. It's the Godwin family ship. Is that Gazelle? In carne e ossa. Il figlio di Lord Godwin? Esatto. Che mai ci farà qui? Sua Altezza Reale, Lady Sialitz, tutto bene? Ah, eccellente, questo mi tranquillizza. Ho avuto notizie che in questa zona quelle creature imperversano. Ho pensato subito a voi e sono venuto di persona con la nave più veloce. Appena in tempo, pare. Grazie al cielo. D'ora in avanti, io, Gazelle Godwin, vi farò strada. State tranquilli. Ci è venuta a salvare, capito? Incredibile. Per uno a cui sarebbe convenuta di più la nostra morte, in teoria. Non è strano che ora giochi a fare l'eroe? Questa storia mi puzza. Pensi che abbia escogitato lui l'attacco delle lucertole? Nah, non credo. Ma penso che non sia impossibile aver provocato quelle creature in modo da far loro attaccare questa nave. Vedete, già iniziano le prime cospirazioni. Cosa ne pensi? Secondo me c'è qualcosa sotto. Già. Perché l'avrà fatto? Se intendeva guadagnarsi la nostra fiducia, non gli è certo andata bene. No, forse non è così semplice. Per quanto ne sappiamo, forse voleva insospettirci. O forse si sta solo divertendo alle nostre spalle. Da un tipo come Gazelle me lo aspetterei. Ed eccoci arrivati finalmente a Stormfist. Wow, I haven't been here in a while. I forgot how amazing this place was. George, this is your first time here, isn't it? Yeah. Over there is the arena where the sacred games are going to be held. And this is the Godwin family castle. Looks like a tough nut to crack. Huh? It'd be hard to attack, I mean. Is that all you ever think about? Sei proprio un tipo pericoloso. Eccoci qua. Sua Altezza Reale, Lady Sialitz, nobili cavalieri, vi stavamo aspettando. Benvenuti a Stormfist.
Ho sentito che avete avuto qualche problema durante il viaggio. Sono felice di vedervi qui sani e salvi. Lord Maskar Godwin in persona è giunto a porci i suoi saluti, molto obbligati. Da fedele servitore di Sua Maestà la Regina è il minimo che potessi fare. Sono di ritorno, padre. Giselle, voglio sperare che tu sia stato di aiuto. Certamente. Spero di aver reso loro il viaggio più piacevole. Esatto. Lady è troppo gentile. Non sono degno di simili elogi. Non hai qualcosa da dire ai nostri ospiti? Oh sì, ti chiedo scusa, padre. Sarete tutti molto stanchi dopo il lungo viaggio affrontato. Stasera terremo un banchetto. Fino ad allora riposate nelle vostre stanze. Permettetemi di mostrarvi dove sono. Vai pure avanti, Sua Altezza. Io voglio dare un'occhiata in giro. Neanche per idea. Vado solo a fare due passi. Come vuoi. I vostri alloggi sono all'interno dell'arena. Forse possiamo alleviare le preoccupazioni di Sir George facendo un giro del posto? Padre, sei d'accordo? Vedi di non mancare loro di rispetto. Certo. Abbiamo anche Giselle, ma Giselle, se non sbaglio, è in convoglio in questo caso. Sì, esatto. Ecco l'arena, teatro dei giochi sacri e simbolo della potenza militare di Stormfist. Tra di voi solo Lady Sirelith vi ha già messo piede, vero? Solo io, esatto, in occasione dei precedenti giochi sacri. Qui la nobiltà si diverte a far affrontare fra loro gladiatori su cui scommette. Da tempi immemorabili re e nobili si emozionano per simili battaglie gloriose. Tuttavia, alla nostra cara regina Arstadt non interessano e non vi ha più preso parte dalla scorsa edizione dei Giochi Sacri. Questo immagino è il motivo per cui nemmeno Sua Altezza si è mai unito a noi. Le scommesse sono sospese a causa dei preparativi per i Giochi Sacri, ma possiamo assistere agli allenamenti. Sarebbe interessante, ma non vorremmo recare disturbo. Ad ogni modo, Giselle, posso farti una domanda? Sì? Possiamo mettere da parte tutta questa formalità? Questa rigidità mi fa venire il torcicollo. Certamente, come desideri. Anche secondo me è una buona idea. Si è sempre più affascinanti quando si è se stessi. Non si è cambiato di una virgola. Quei due mi spaventano, sorridono ma i loro occhi sono freddi. Ci sono state molte cose fra di loro, ne sono certo. Comunque, al lavoro, andiamo. Ok. Eh già. Beh, erano... diciamo che erano fidanzati, no? Quindi... Allora, qui ci sono le tribune. Anche se io in teoria devo fare il giro, se non mi ricordo male, da tutto... Sì, dobbiamo fare praticamente tutto il giro dell'arena, in questo caso. Per poi scendere sotto, praticamente, a parlare con i gladiatori. Eccoli qua. Miglotoff e Camus. Per chi magari ha qualche reminiscenza di Suikoden 2. Yes, it's the Fatus Dragon Cavalry. So that's them, huh? Never seen them before in person. Are they gonna compete in the Sacred Games? No, not them. They don't side with any member of the nobility. They've sworn their allegiance to the Fatus River and Falena alone. They don't involve themselves in politics. There's going to be a Dragon Cavalry exhibition taking place at the Sacred Games opening ceremony. They must be practicing. Wow, that's incredible. They're spectacular, aren't they?
Indeed. Super fast cavalry soldiers that can run freely on both land and water. I can see why they're used for patrol in both rivers and solid ground. Your Royal Highness, what do you say? Would you be interested in meeting them? Loro tra l'altro saranno reclutabili in automatico. Se ne sono andati già. Esatto, lei odia le lucertole. Va bene, torniamo indietro. Giustamente Silas si è spaventato perché dice: ma che stai facendo? Ma come, cioè, perché lei giustamente aveva paura. Allora, giriamo ancora. Anche perché non ricordo se qui effettivamente c'erano dei forzieri. Riconosco questa voce. Bene, ancora, ancora. Come pensavo. Ti trovo bene, Oram. Oh, Giselle. Ah, ci siete proprio tutti. Mi rendi onore, fratellone. Zegai, il più forte gladiatore di tutto il regno di Falena. Kilderic sarà il mio rappresentante ai giochi sacri. Su insistenza di Euram si allenano insieme. Un'anteprima delle finali. Abbiamo un vincitore. È stato incredibile. Dice, vedremo se sarà così anche durante la finale. Va bene. Qui dovrebbero esserci adesso le stanze... Ecco, no, questo è il fronte dell'arena. Ecco, qua ci sono le nostre stanze. Abbiamo riservato l'intero piano ad uso esclusivo della famiglia reale.
stanza del principe, stanza del... Ok, vedete, ci sono tutte le stanze praticamente. E qui invece c'è il palco reale, che è dove appunto si affaccerà, come potete vedere, la regina, l'Imsleya e tutti quanti. Questa è la stanza di Limsleya, questa è la stanza della regina, stanza dei cavalieri, questa è bloccata per ora, e qua invece c'è la stanza del principe, dove c'è anche il save point che mi servirà appunto per chiudere successivamente il tutto. Allora, continuiamo a girare dall'altro lato, qui ci sono le segrete in teoria, ma quello lo vedremo poi. E dobbiamo andare da questo lato, se non sbaglio. Ah no, per ora di qua non si può andare. Niente, allora dobbiamo girare da questo lato. Qua c'è l'infermeria. E qui dovrebbero esserci le... Esatto, la cantina, le segrete. Si trovano gli alloggi dei gladiatori. Esatto, quindi vorrei dare comunque un'occhiata. Esatto. Qua ovviamente è tutto chiuso. E qua, come potete notare, adesso ci saranno esatto, lì uno in particolare. Sono schiavi. Tradizione. Quindi vedete i gladiatori. Dovrei vergognarmi di lasciar morire chi ha scarse probabilità di sopravvivenza? Scusa accettata. A patto che ne valga la pena. Esatto. Questa è una cruda realtà che si sta vedendo in Suicoden 5, dove sembrava essere tutto... Non dico rose e fiori, o comunque con una trama un po' più particolare, ma come sottolineato ovviamente dal periodo storico, qui ci sono dei gladiatori e questi gladiatori vengono utilizzati per combattere. Quindi se non possono combattere, che senso ha tenerli in vita? Sentite anche la musica com'era diversa. Qui intanto c'è il libro antico, bel forzieruccio. Qui siamo praticamente di fronte, cioè saremo praticamente nello spazio circostante all'arena. Ok, da qua non possiamo fare nient'altro, quindi... No, da dove si entrava? Da qua. Qui possiamo continuare a girare, qui è chiuso, quindi saliamo. Nelle tribune noi qua già ci siamo stati in teoria. Non ricordo se c'erano altri forzieri qua. Credo di no in realtà, eh.
cioè sto controllando per scrupolo, ma credo che non ci siano altri tesori qua, anche perché noi dobbiamo praticamente concludere adesso la visita, e credo che adesso possiamo tornare direttamente ai nostri alloggi. Credo che adesso sì, possiamo ritornare indietro, perché abbiamo, se non ricordo male, abbiamo finito tutta l'esplorazione, perché l'ultima zona era praticamente le cantine. Quindi in teoria dovremmo aver concluso. Vediamo se mi ricordo bene, perché poi ovviamente la prima parte è sempre un po' lacunosa per me. Anche se, esatto, qui abbiamo praticamente finito. Beh, ora avete visto praticamente tutto quel che c'è da vedere. Perché non posso partecipare? Perché? Dammi un buon motivo, dannazione. Basta, no e no, ecco perché, vatte. Ma anche Ferid era uno straniero, come mai lui sì e io no? Osi parlare di sua maestà così sfacciatamente? Puoi andare dritto in prigione? Bene, me ne vado. La piccola Limmy sarebbe potuta diventare mia. Piccola Limmy? Osi mancare di rispetto anche alla principessa? Mi scuso per la confusione, ultimamente ci sono sempre più tipi del genere. Aspirante ai giochi? Esatto. Chi viene respinto non la prende mai bene. Respinto? Lui è del nuovo regno di Armes. Questo basta per squalificarlo, a prescindere dalla sua irriverenza. Forse non lo sai, ma Armes è nemico giurato di Falena. Così dicono i Godwin, e solo i Godwin. E abbiamo torto? In passato non ci sono forse state sanguinose guerre tra di noi? Non ci hanno forse invaso 8 anni fa decimando il nostro popolo? La gente non si libera facilmente del dolore procurato dalla perdita dei familiari e amici, milady. E questo è il motivo per cui Lord Godwin è a favore dell'uso della runa del sole. Mi rattrista sentirlo dire. Comunque, molti la pensano come noi, anche fra i normali cittadini. Ah, mi è venuta un'idea. Ora che abbiamo visitato l'arena, perché non visitiamo la città? È una festa unica per le strade con i giochi sacri alle porte, perché non ci uniamo ai cittadini? Questo sì. Se ci andate potreste farlo senza di me? Giselle e io abbiamo un paio di cose da sbrigare. Davvero, milady? Allora permettetemi di trovare qualcuno da mandare con voi al mio posto. No, non fa niente, non è la prima volta che ci vado, quindi non farti problemi. Ma, Lady Silas, andiamo. Hey, George. Buon divertimento. Stiamo preparando un banchetto per voi, mi raccomando, tornate prima del tramonto. Giustamente qui c'è da discutere. Gli adulti devono parlare, no? Sure is lively. It must be because it's almost time for the sacred games. I don't mind the commotion. Not a huge fan of all this security, though. Yes, Stormfist is pretty famous for its guards. Incredibile. Sì. La nostra prima stella del destino. Non è una tigre. Esatto, si chiama leopardo. Chi ti prende, Ernst? Signorina, guardi che ha ragione, la risposta è 5. Cosa? A 17 poci a mela, 5 mele costano 85 poci, con un resto di 15 poci, si trova?
Vediamo un po'. Oh, giusto. Wow, Ernst, stupefacente. Ehi, signorinella, perché tanto stupore? Dopo tutto il tuo spettacolino, no? Certo che però è veramente intelligente. È più intelligente lui che la ragazza. Qui adesso in teoria comincia la nostra esplorazione della città, però esplorazione della città che faremo la prossima volta, quindi per il momento è tutto e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!